Ciao a tutti gli amici di trerunning.it, oggi parliamo della sportiva Caracal, un nuovo modello che affianca la sportiva Jackal come scarpa da trerunning polivalente, ma con un diverso destinazione d'uso. Se la Jackal è da considerarsi probabilmente la miglior scarpa per la performance pura sulle lunghe e ultra distanze, ma persino nelle sky race, la sportiva Caracal è una scarpa con ambizioni meno ultra, ma un'ottima scarpa per medie e lunghe distanze, sempre e comunque per atleti che vogliono procedere con un buon ritmo, con una buona velocità e magari anche camminare, ma non per lunghi tratti. Questa è una scarpa da corsa. Conserva la stessa struttura dell'intersuola della Jackal, ma non ha gli inserti infinito sotto il tallone e sotto l'avampiede. Offre una sensazione meno dinamica, perché quel materiale effettivamente ha qualcosa in più. Comunque è una scarpa dotata di una buona dinamicità del passo, agile, ha una sua discreta flessibilità, considerando che ha un rock plate a tutta lunghezza nell'intersuola, rock plate che oltre a proteggere il piede dall'asperità del fondo fornisce quella sorta di leva che aiuta nella fase di corsa. Un'ottima scarpa tra l'altro per quanto riguarda la spinta in salita, proprio perché il rock plate distribuisce bene l'energia impressa e dà una leva quando si va a spingere. Aiuta anche una suola, stessa suola come vedete con tasselli ben artigliati, una suola anche a suo modo che fornisce una sorta di morbidezza, no? Flessibilità e capacità di copiare il fondo, e rende questa scarpa ottima sul controllo negli appoggi anche più critici quando si va a affrontare con una certa aggressività le discese. Lato maglia, per quanto ricordi molto quella della Jackal, è completamente differente. Non ha più quella struttura che accomuna Jackal e Captiva, costruita in due parti differenti con delle fasce laterali in materiale traspirante e rigido. No, abbiamo un mesh unico a tutta lunghezza, ben traspirante, resistente, ricoperto da dei layer che forniscono una sorta di struttura, con aggiunta di un puntale che toc, 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 si sente, è ben protettivo, molto ampio, e con dei fad qui laterali, potete vedere in questa zona laterale, che rafforzano la tenuta del contrafforte tallonare, che come vedete è molto flessibile e comodo intorno al piede, in modo da impedire che il piede vada a muoversi lateralmente negli appoggi. Quindi una calzata performance e stabile, resa comoda da delle imbottiture discrete, una linguetta come vedete abbastanza spessa, in maniera imbottita in maniera solida, che protegge molto bene il collo del piede dalla lacciatura più stretta. Quindi una scarpa che, con materiali forse meno pregiati rispetto alla Caracal, riesce comunque inserirsi nella categoria di scarpe rogue, versatili, adatte a terreni abbastanza compatti, rocciosi, a percorsi anche difficili, corribili ma anche con molto dislivello, per atleti abbastanza performanti per medie e lunghe distanze, la sportiva Caracal.